Questo video mostra come mettere in servizio il General Purpose Drive ACS 580. In questa demo metteremo in servizio un nastro trasportatore in una segheria. Il primo passo è scegliere la lingua. Utilizzeremo l'inglese. Una volta effettuata la selezione, il drive carica la lingua corrispondente nel pannello di assistenza, attendere il completamento della procedura. L'assistente di impostazione chiede quindi di impostare o uscire. Selezionate Start Setup. Le impostazioni di default disponibili sono SI o unità imperiali a seconda della posizione geografica e delle preferenze dell'utente. Le unità di misura vengono visualizzate e, se necessario, possono essere modificate. Potete modificare anche il formato di data e ora. Agite sui tasti freccia sinistra e destra per far avanzare il cursore. Premete i tasti freccia su e giù per modificare i valori. Nelle aree tecniche, ogni drive ha spesso un proprio ID che ne indica lo scopo e la destinazione. In questo caso il drive si chiama ACS 580B3. I valori più importanti per la messa in funzione sono i valori nominali del motore. Assicuratevi che questi valori corrispondano a quelli riportati sulla targa del motore. Potete eseguire una prova di rotazione per verificare che le fasi siano collegate correttamente. Per farlo, assicuratevi che il motore sia libero di girare senza provocare situazioni potenzialmente letali o danni ad altri componenti. Si raccomanda vivamente di effettuare un backup dopo la messa in servizio. In ogni caso, l'azionamento effettua backup automatici. Il primo avviamento è completato. Modifichiamo il riferimento nelle opzioni corrispondenti e avviamo il drive in modalità locale. ACS 580 offre molti menu utili che semplificano l'utilizzo e la diagnosi delle condizioni dell'azionamento. Per modificare le impostazioni in modalità remota, accedete al menu Primary Settings. Nella sezione Start Stop Reference potete modificare facilmente la fonte di riferimento e sotto potete selezionare la fonte di comando Avviamento Arresto. Solitamente è necessario regolare i tempi di rampa per ogni applicazione. In questo caso serve un tempo di rampa breve, pertanto impostiamo il tempo su 2 secondi per avviamento e arresto. La modalità di arresto deve essere impostata su arresto di rampa per sfruttare la rampa di decelerazione. Un tempo di accelerazione breve garantisce un rapido avviamento. Un arresto con tempo di rampa breve garantisce un arresto rapido. Si raccomanda di verificare i valori limiti della maggior parte delle applicazioni per assicurare il corretto funzionamento del drive e dell'applicazione. Il menu I/O fornisce informazioni sui morsetti dell'unità di controllo e sulla loro logica nel software dell'azionamento. Dopo aver verificato le connessioni I/O, la posizione di controllo viene modificata e il drive riceve il riferimento dalla posizione remota. La posizione del controllo remoto fornisce il riferimento attraverso ingresso analogico, ingresso di frequenza o field bus. Ora il drive è operativo e pronto per essere utilizzato. Grazie per aver guardato il filmato.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web